In ossequio al suo stile e alla sua caratura professionale, l'architetto Gino Zavannella non proferisce parola. Il professionista torinese non osa rivelare alcun dettaglio su quel che sarà il nuovo Partenio Lombardi e non si lascia sfuggire nulla. La certezza è che sabato alle 11 sarà al Comune di Avellino ad illustrare i dettagli dell'opera che metterà in piedi insieme al numero 1 del sodalizio bianco-verde Angelo Antonio D'Agostino. L'unica concessione, seppur minima, la fa proprio per lodare l'amore e la passione che il presidente ha riversato in questo progetto. Beh, avete avuto la fortuna di avere un grande presidente innamorato di Avellino e dell'Avellino, questo penso che lo sappiate. Indubbiamente felice di presenziare alla conferenza stampa quando sindaco e presidente faranno gli onori di casa. Felicissimo, sono felicissimo, immagini, per me ogni volta che faccio un progetto per me è un parto meraviglioso, quindi si immagini se non sono felice, certo sono.